Sì, noi europei, diciamo, a questo punto di vista, siamo evidentemente schiacciati fra diversi colossi, non solo quello americano, quello russo, ma anche quello cinese, che diciamo è da dove è nato il problema, tra le altre cose. Quindi sì, io non ho molto interesse personalmente per queste bagarre dialettiche fra i due personaggi che lei ha citato. Io guardo un po' quello che l'Europa ha dimostrato di non essere all'altezza di fare, perché ho l'impressione veramente che ci sia stato troppo pressapochismo quando è stato il momento di firmare i contratti, anche quella clausola sui ritardi calcolati sulla base trimestrale ha permesso a qualcuno di fare dei ragionamenti probabilmente di economicità. Per cui si è giocato un po' a guardare i propri interessi e non la salute collettiva. In questo senso l'Europa non ha fatto un buon lavoro e un buon servizio per i suoi cittadini. Io vedo la Gran Bretagna, ma anche gli Stati Uniti, che è arrivata, mi pare, 130 milioni di vaccinati, circa un terzo della popolazione. Chi ha potuto andare per conto proprio in questo caso ha potuto fare prima e ha fatto forse anche meglio. La Lega, lo sapete, ha una visione federalista della società, dello Stato e anche l'Europa. Centralizzare tutto, a mio avviso, rallenta e toglie anche molti stimoli. Io cercherei a questo punto insomma, io spererei che arrivino i vaccini. Io mi ripeto su questo perché il Veneto magari è passato un po' cioè, sotto silenzio questa cosa, ma il Veneto è la seconda regione d'Italia per numero di vaccinati in rapporto alla popolazione. Questo significa che appena arrivano i vaccini, noi in poche settimane li facciamo tutti. La Siamo taverna non è super. d'accordo, Andreoli, mi sembra che la taverna non è d'accordo su questa cosa dei vaccinati, perché io ho letto delle statistiche, non è che cioè, abbiamo vaccinato, cioè, i vaccini sono il 73%, il 74% delle dosi consegnate poi alla fine, quindi taverna Sai, è... ha detto in conferenza stampa che siamo la seconda regione se si fa rapporto tra cittadini vaccinati e abitanti di quella regione. I dati sono questi, poi ognuno vuole leggerli come vuole, non è un problema. L'importante è che speriamo che arrivino in fretta. Il Veneto è anche, si è dimostrato un'eccellenza, permettetemi di dirlo, in questo caso anche Verona. Perché oggi c'è stata la sperimentazione della terapia, diciamo, della cura con gli anticorpi monoclonali all'ospedale Borgo Roma e ha dato sul paziente in questione ha dato ottimi risultati. Adesso aspettiamo un paio di giorni per vedere l'evoluzione del quadro e se la persona, diciamo, interessata esce dalla malattia, perché questa sicuramente è un'altra buona notizia. Prevenire è meglio che curare, però anche curare bene, non è male. Per quanto riguarda l'Europa, speriamo che ci finanzi i progetti giusti, perché il Recovery Fund ha detto anche Next Generation EU guarda appunto alle prossime generazioni. Noi dobbiamo rilanciare per il futuro, per le nostre generazioni. Qua c'è anche l'amico Mattia Stoppato. Di solito, dopo un crollo in borsa, c'è sempre il rimbalzo che ti fa risalire più in alto di doveri quando sei crollato. Io la voglio vedere così. Abbiamo la possibilità di attingere a 270 miliardi di euro circa. Possiamo fare digitalizzazione e sburocratizzare questo paese che nell'accesso agli atti e un sacco di pratiche è lentissimo. Parlo anche proprio per la mia zona, il comune di Verona e dintorni. Spesso riscontro problemi, sono ingegnere, quindi nel mio lavoro vedo che qualcosa non va. Poi la ricerca, l'innovazione tecnologica, perché la competitività futura viene da lì, l'energia, avrò bisogno sempre più di energia pulita e di consumare meno. Se devo salvare una cosa del governo precedente, salvo il superbonus, cerchiamo di spalmarlo negli anni a venire, cerchiamo di renderlo più accessibile per tutti, perché quello è un provvedimento che può veramente trasformare un paese. L'economia circolare, il disinquinamento da PM10, siamo in sanzione europea, il risparmio idrico, noi intercettiamo solo il 10-11% dell'acqua piovana,
e dobbiamo pensare che un giorno potrà essere un grandissimo problema la mancanza di acqua, abbiamo un'occasione eccezionale adesso, dobbiamo produrre, e lo faremo come Veneto, progetti eccezionali allo stesso livello per poter essere finanziati. Benissimo, benissimo, temo benissimo, no, il messaggio è chiaro e anche costruttivo, ingegnere.